grazie per essere venuti stasera, grazie anche dell'invito. Per me è una grande opportunità perché sono tornato in Italia da un anno dopo 28 anni di servizio nel mondo e i casi della vita mi hanno portato a lavorare per organismi umanitari e poi per organismi dell'ONU. Quasi 30 anni ho lavorato e vissuto in 135 paesi del mondo e quindi ho vissuto le realtà di cui mi hanno chiesto di parlarvi stasera dalla parte dei paesi della crisi. E quando le cose si vivono non si diventa un esperto, come qualcuno dice, invitiamo un esperto. In realtà io sono divenuto uno che ha fatto una grande esperienza, un'esperienza umana, che è soprattutto un'esperienza basata su una partecipazione di cuore, di mente, poi anche di gambe e di braccia, a fianco di quella parte dell'umanità di cui noi, il mondo ricco, dovremmo vergognarci. Perché a me pare, come io, il mio background universitario è quello di biologo, credo che abbiamo tutti lo stesso DNA nella razza umana e che dopo così tanti secoli di cammino, di crescita della nostra scienza e delle nostre elaborazioni politiche, perché l'umanità ha fatto certamente passi avanti, adesso vedremo in quali settori, mi vergogno sempre profondamente, a volte veramente mi viene nausea quando vedo certe realtà del mondo, capire che io appartengo a quella generazione che è riuscita addirittura a uscire da questo pianeta, andare a visitare i nostri satelliti o lo spazio esterno dell'atmosfera, fuori della nostra galassia, fuori dalla nostra realtà del sistema solare, e non riusciamo a garantire quei minimi diritti che ci fanno persona umana. Quello che vi presento stasera è organizzato in tre settori principali di quello che l'umanità un po' ha costruito come mappa fondamentale del proprio cammino, almeno quello che è oggi il consenso dell'umanità. Cioè il buon governo, i beni pubblici globali, quelli che appartengono all'umanità come razza umana, sono principalmente tre grandi settori del buon governo, cioè del vivere insieme e del partecipare alle risorse che abbiamo. Lo sviluppo sostenibile, quindi i diritti dello sviluppo, i diritti umani, che sono i diritti civili e politici, sono una trentina, poi li analizzeremo brevemente, e poi i diritti di sicurezza. Quest'ultima componente, i diritti di sicurezza, sono diventati famosi in epoca molto recente, in realtà esistevano già prima, solo che dato che erano un po' più acquisiti e si dava un po' meno attenzione ed esisteva prima un sistema di sovranità nazionali molto forti, ognuno viveva le sue sicurezze all'interno delle proprie culture, da quello che erano i comuni una volta, a quello che poi sono diventate le nazioni. Sicurezza e cultura appartenevano allo stesso esperienza storica e quindi non se ne parlava perché si dava per acquisito certe cose. In realtà già nell'assemblea del millennio, nell'anno 2000, Kofi Annan, che era segretario generale dell'ONU all'epoca, disse: non possiamo costruire sviluppo sostenibile e non avremo sviluppo sostenibile fino a che non difendiamo i diritti umani, ma non avremo diritti umani se non c'è maggiore giustizia, maggiore quindi sviluppo, ma non avremo né sviluppo né diritti se non abbiamo anche la sicurezza. E era l'anno 2000, cioè quindi prima del settembre 2001, che poi ha reso famosa questa tematica dei diritti di sicurezza. Quindi le Nazioni Unite avevano già percepito questa realtà. E a me era la cosa che più mi frustrava. Io sono stato 18 anni per la prima volta, quindi parliamo del 1970, in Kenya e poi in Etiopia. Sono stato ai primi soccorritori delle crisi umanitarie dell'Etiopia. Oggi, 38 anni dopo, 4 decenni dopo, siamo punti a capo. Come mai? Non abbiamo fatto bene i diritti, non abbiamo fatto bene l'aiuto allo sviluppo? E no, ci siamo dimenticati di creare uno Stato di diritto. Uno Stato di diritto, cioè un sistema giudiziario indipendente che lotta contro la corruzione, un sistema di sicurezza e di proprietà della terra, di sicurezza economica, eccetera, che poi hanno reso tutti gli aiuti abbastanza inefficaci. Quindi già allora c'era questo triangolo del buon sviluppo, del buon governo, assolutamente necessario. Partiamo dalla prima area, l'area dei diritti dello sviluppo. L'umanità si è data degli obiettivi, i famosi Millennium Development Goals, obiettivi di sviluppo del millennio, da raggiungere entro il 2015, concordati da tutti i paesi del mondo. Quindi questa volta non sono i paesi ricchi che decidono di esportare, non so, democrazia oppure università.
oppure pozzi per l'acqua. No, sono obiettivi che sono stati concordati tutti insieme in tutte le assemblee fondamentali, quindi l'assemblea dell'educazione, quella della salute, quella del lavoro, quella della casa, eccetera. E una mobilitazione senza precedenti per stabilire questi principi, che rappresentano quindi gli 8 obiettivi di sviluppo del millennio. Primo obiettivo, eliminare la povertà estrema e la fame. Tutti hanno come obiettivo finale il 2015. L'Italia vivrà un momento da protagonista, perché la città di Milano ha avuto il voto di tutto il mondo, dei paesi poveri, soprattutto del gruppo del 77, per organizzare l'Expo Mondiale del 2015, una grande manifestazione dell'umanità intera, di tutte le espressioni dell'umanità, a Milano nel 2015, e il 2015 è la stessa data per cui si dovranno raggiungere questi obiettivi. Siamo abbastanza vicini, siamo a metà della strada, e quindi è bene dare un po' un'occhiata a dove siamo. L'obiettivo è dimezzare la percentuale di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno entro il 2015 e dimezzare tra il 90 e il 2015 la percentuale di persone che soffre la fame. In alcune aree ce l'abbiamo fatta, andiamo molto bene, almeno in America Latina, in alcune parti dell'Asia, perfino quelli dove nessuno se l'aspettava, come per esempio l'India, ma ci sono altre aree del mondo che, se vedete, quelle con i colori più scuri, quindi alcune parti dell'Africa subsahariana, dove non stiamo andando su quel trend, non stiamo dimezzando la quantità di persone che soffrono la fame. Il secondo obiettivo è raggiungere l'istruzione elementare universale. Questo è un altro elemento fondamentale dello sviluppo. Se non c'è istruzione, se non c'è alfabetizzazione, di fatto stiamo creando una razza inferiore, perché chi non conosce la propria cultura, chi non riesce a leggere e scrivere, chi non riesce quindi a comunicare a un livello che oggi l'umanità permette attraverso l'internet, non potrà difendere i propri diritti. Anche su questo obiettivo ci sono delle aree di grande successo e ci sono anche delle aree di grande preoccupazione. Come vedete qua, sono quelle dove meno dell'80% dei ragazzi vanno a scuola, e quindi stiamo creando una fascia, uno di 4, uno di 5, di persone che saranno comunque una casta inferiore che non è alfabetizzata. Terzo obiettivo, promuovere l'uguaglianza tra i generi e conferire potere e responsabilità alla donna. Queste sono le cose che a me a volte veramente danno il vomito, perché c'è da vergognarsi, essendo nato uomo, che non siamo neanche arrivati a capire l'uguaglianza di genere, e che in molte parti dell'umanità esiste ancora questo potere del sesso maschile sul sesso femminile, che è un potere di genere, che è uno dei più rivoltanti, perché è anche sempre condito con molte dosi di violenza, oltre che violenza fisica, soprattutto è molto più diffusa la violenza psicologica, considerando quindi le donne inferiori. Anche in questo alcune parti dell'umanità, vedete le zone rosse, hanno fatto dei grandi passi avanti, soprattutto i paesi scandinavi, ma abbiamo anche parlamenti non molto lontani da Reggio Emilia, dove le donne contano poco o dove ci sono un numero di ministri assolutamente ridicoli rispetto alla parità. Diminuire la mortalità infantile, qui abbiamo due obiettivi, entro sempre 2015, il tasso di mortalità infantile, che è l'obiettivo 4 e il 5, migliorare la salute moderna, che fa riferimento soprattutto al tasso di mortalità da AIDS, da malaria e da altre malattie, anche l'obiettivo 6 fa riferimento a questo. Perché si sono dati questi obiettivi principali, l'HIV-AIDS, l'AIDS, la malaria e la tubercolosi? Perché sono malattie indicatori dell'importanza che si dà, dell'investimento che la comunità fa sulla salute pubblica, e perché sono malattie totalmente evitabili. L'AIDS non è come l'influenza, che uno lo prende senza volere. L'AIDS è una malattia che si prende soltanto se qualcuno dà il permesso di prenderla. Il virus dell'AIDS non entra nel corpo umano senza il permesso, senza prima chiedere il permesso. Cioè, se uno tiene la porta chiusa, il virus dell'AIDS non entra, non è come il virus dell'influenza o qualche altra malattia trasmissibile. Quindi sono malattie evitabili al 100%. E che fanno purtroppo ancora decine di milioni di morti, che lo stesso vale per la malaria e per la tubercolosi. È sufficiente una zanzariera attorno a un bambino quando dorme, perché la malaria viene infettata soltanto di notte, e si eviterebbero tutte queste decine e decine di milioni di morti.
L'AIDS viene soltanto da sesso non protetto o da trasmissione da madre a figlio, che per una percentuale minima, o da trasmissione di sangue non controllata. Quindi l'AIDS è evitabile. E allora l'umanità deve fare uno sforzo per eliminare in modo importante queste malattie moderne che ci hanno afflitto anche negli anni passati. Assicurare la sostenibilità ambientale. Qui entriamo già in diritti di sviluppo che sono anche un po' diritti un po' più tropici, diciamo, diritti un po' più del pianeta, insomma, no? Cioè mantenere quella diversità biologica che abbiamo trovato, che ha garantito la nostra crescita fino a questi anni, e soprattutto la questione ambientale è l'unica che palesemente chiunque ci arriva non si ferma sui confini di una nazione, e quindi dove automaticamente tutto è globalizzato. Una scelta di emissione di anidride carbonica in Cina o negli Stati Uniti ci affetta tutti. Una deforestazione in Brasile elimina diversità ambientale o possibilità scientifiche per il futuro, per queste e le prossime generazioni in ogni parte del mondo. Il trattamento che abbiamo delle acque dolci, delle acque interne, che tra l'altro, come sapete, scarseggiano, cominceranno a scarseggiare, è una cosa che ci affetta tutti. E quindi questi ultimi obiettivi, il settimo e poi soprattutto l'ottavo, fanno riferimento a delle responsabilità collettive. Di questo si è discusso in decine e decine di summit internazionali dove hanno partecipato le organizzazioni della società civile, le imprese. Non è soltanto decisione di governi. Questo è il risultato di una larghissima consultazione negli ultimi tre decenni, e questi otto obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati voluti dall'umanità intera. Si è deciso che perlomeno l'1% delle ricchezze dei paesi ricchi vanno reinvestite nei paesi poveri. Poi un'ulteriore consultazione ha ridotto questo 1% allo 0,7% della ricchezza dei paesi ricchi, e alcuni paesi, vedete la macchietta lassù in alto, i paesi scandinavi, sono arrivati a questo obiettivo dello 0,7%, lo hanno addirittura superato. Altri paesi non ci sono arrivati, il trend è negativo. Ci sono paesi che danno meno dello 0,2%, per esempio gli Stati Uniti d'America, per dirne una, e altri paesi che quando erano già avviati verso un livello di crescita, per esempio l'Italia era passata dallo 0,3% allo 0,4%, ha ripreso di nuovo un trend negativo e quest'anno andrà verso lo 0,1%, cioè la decima parte di quanto si era promesso. Perché questo è grave? Perché provoca una situazione degli anni futuri estremamente più complessa, estremamente più difficile. Alcuni governi pensano di risparmiare in un momento di crisi economica o di taglio delle finanziarie. Risparmiamo, come si fa in casa quando mancano i soldi, si tira un po' la cinghia. In realtà non stiamo risparmiando, in realtà stiamo provocando delle condizioni che nei prossimi anni provocheranno dei costi, vedremo sugli altri campi, compresi quelli di sicurezza, molto più gravi. Passiamo alla tematica dei diritti. Su questi Millennium Development Goals è anche da dire che le crescite non sono state uniformi, cioè non c'è stata un'area che è andata molto male, un'area che è andata molto bene, abbiamo una frammentazione molto forte, ci sono aree particolarmente interessanti nell'Asia orientale e meridionale dove 200 milioni di poveri in meno rispetto agli anni 90, quindi non è soltanto una riduzione in percentuale ma è anche una riduzione in quantità numerica dei poveri, però nella stessa area ci sono 700 milioni di persone che vivono ancora con meno di un dollaro al giorno. Se qualcuno non sa cosa vuol dire, provateci un giorno o due giorni a spendere un dollaro in una giornata e vi accorgerete che enorme riduzione della dignità umana ne deriva, che non potete bere abbastanza quanto avete sete, ne deriva che non potete comprare il giornale, ne deriva che non potete prendere la bicicletta perché la bicicletta costa più di un dollaro al giorno, ne deriva che non potete uscire di casa perché le scarpe vi costeranno di più di un dollaro al giorno. Vivere con un dollaro al giorno non è vita umana, è una vita subumana, è una vita disumana. E ancora abbiamo milioni di persone. L'Africa subsahariana rimane l'epicentro della crisi, una delle cose più complesse che
deve affrontare la comunità internazionale in America Latina e Medio Oriente e Nord Africa ci sono delle crescite, anche se crescono insieme a una grande disuguaglianza. Io ho vissuto gli ultimi 4 anni della mia vita in Colombia, paese che è cresciuto al 10% l'anno, quindi una specie di miracolo economico, però la disuguaglianza tra il più ricco e il più povero è continuata ad aumentare, battendo ormai il Brasile e arrivando a oltre 6.000 il rapporto tra il più ricco e il più povero. 1 a 6.000 sono livelli pazzeschi, cioè che una persona guadagna 6.000 volte quanto guadagna la persona a fianco a lui, quanto guadagna la sua donna di servizio, il suo impiegato, è veramente un'ingiustizia molto grave che in molti paesi europei non sarebbe tollerata. Passiamo alla tematica dei diritti umani. Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha identificato le priorità su che cosa bisognerebbe puntare per migliorare la situazione. Anzitutto eliminare le povertà e le inequità che abbiamo trattato prima. Eliminare ogni forma di discriminazione, perché questa è una dei limitanti fondamentali all'affermazione dei diritti umani, perché mentre c'è stato un consenso sul concetto di diritti umani, l'applicazione di questi diritti umani si basa ancora troppo spesso su delle discriminazioni. I diritti sì sono giusti, però non te li do tutti. Perché? Perché sei appartenente a un gruppo speciale. E in molti paesi abbiamo esattamente questa situazione, questa problematica dei gruppi etnici o delle diversità regionali, per cui dei governanti, a volte anche con la volontà, con il voto popolare, pensano di poter discriminare i diritti, cioè di darne ad alcune parti del paese e non darle ad altri. I conflitti armati e la violenza sono anche state una delle cause per cui i diritti umani non sono cresciuti come volevamo. L'impunità di chi fa i grandi reati contro l'umanità è stata troppo forte per decenni e tanti fenomeni che abbiamo visto, come Mengistu in Etiopia, che ha sparato gas sui suoi bambini. Bene, il signor Mengistu sta ancora vivendo in Zimbabwe, nessuno lo ha mandato in un tribunale. Lo stesso altri grandi dittatori di varie parti del mondo non sono stati mandati in un tribunale. I tribunali internazionali sono cosa recente, nate dal Trattato di Roma negli anni recenti. Questo cammino sta crescendo, ma per decenni c'è stata molta impunità. Cioè non c'è stata grande pubblicità al fatto che i reati contro l'umanità saranno perseguiti e le persone che li fanno saranno puniti. Io sono molto convinto che maggiore pubblicità e attenzione alla certezza della legge a livello internazionale avrebbe evitato tante guerre e avrebbe evitato tanti abusi se chi li ha fatti avessero saputo fin dall'inizio che sarebbero stati giudicati, che i loro figli avrebbero saputo che loro erano dei dittatori sanguinari e che avevano ammazzato migliaia o decine di migliaia di persone del loro popolo. Cioè non si è fatta attenzione a affermare la legge e diminuire l'impunità. C'è il problema della mancanza di democrazia, credo a tutti nota, non bisogna fare tanta pubblicità, sono cose queste che si sanno. Fino all'inizio degli anni 90 la maggioranza dei governi nell'Assemblea delle Nazioni Unite non erano governi eletti democraticamente. Quindi parlare di democrazia globale in un'Assemblea delle Nazioni Unite quando la maggioranza dei governi non erano democraticamente eletti era un po' una cosa molto utopica. Va fatta però anche molta attenzione, e questo vi dico qualcosa che magari a qualcuno non piacerà, non è politicamente corretto, almeno da parte di un funzionario dell'ONU, a esagerare un po' troppo i diritti della democrazia. Perché oggi un'umanità che è andata molto avanti nei diritti della democrazia, nella bontà della democrazia, crede che sia la ricetta che salva tutto, la ricetta magica che risolve tutti i problemi del paese. Quindi Myanmar, lo dico perché ho vissuto 4 anni, non è un paese democratico, è un paese sotto un regime militare dittatoriale veramente becero, non rispetta i diritti umani, i bambini lavorano a 15 anni, Aung San Suu Kyi, leader eletta delle ultime elezioni democratiche, è arrestata agli arresti domiciliari, e allora pestiamoli quelli di Myanmar, facciamogli un bel embargo economico, sospendiamoli dall'ILO, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sospendiamoli dal WTO, non accettiamo nessuna merce che viene da Myanmar, così imparano a applicare la democrazia. Bene, io c'ero quando i governi democratici europei hanno stabilito questo grande embargo perché Myanmar deve diventare democratico, gli obblighiamo alla democrazia, no? Perché ciò è buono per loro, per il loro popolo.
Bene, quei bambini che lavoravano nelle fabbriche di tessili, di tessuti, di seta sulla frontiera con la Thailandia, lavoravano contro i diritti umani, ovviamente guadagnavano qualcosa, di quello vivevano le loro famiglie. Quando quei prodotti sono stati bloccati, nessuno li comprava più, la Thailandia non li comprava perché non poteva vendere agli Stati Uniti né all'Australia, quelle fabbriche ovviamente hanno chiuso perché i prodotti non erano più vendibili, e quei bambini che erano sottopagati, sfruttati in un regime non democratico di Myanmar, dopo poche settimane li abbiamo trovati nei bordelli della Thailandia, e laddove la penetrazione di un bambino tripla costava $15, da un giorno all'altro è passata a $2 la penetrazione tripla di un bambino. Questi sono gli effetti degli embarghi, delle aggressioni, la democrazia avanti tutto. E certo, democrazia è importante, chi può dire di no? Ma ci sarebbe arrivata l'Italia la democrazia se prima non fosse stata costruita la salute pubblica, non fosse stato fatto un sistema di trasporti, non fossero nate le università circa 300 anni prima della democrazia, costruite dai ricchi e distribuite a tutti? Cioè abbiamo prima difeso alcuni bisogni fondamentali e poi siamo pure permessi alla democrazia. Oggi vogliamo spesso esportare la democrazia o con la forza politica o con la forza delle armi e imporla a gente che non ha da mangiare e che non conosce, non è mai stata istruita, quindi che non sa esattamente cosa voglia dire. Non sono contro ovviamente la democrazia, però stiamo attenti a pensare che sia il toccasana e che sia la formula magica. La debolezza delle istituzioni è un'altra priorità stabilita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Quali sono le debolezze, secondo sempre l'alto commissario per i diritti umani, che è un po' il segretariato dei diritti umani delle Nazioni Unite? Il gap nella conoscenza. Non sono solo le iene quando vanno davanti al Parlamento a chiedere delle domande difficili, si può andare anche in tanti parlamenti europei, anche in altri parlamenti di paesi ancora più ricchi, e chiedere quanti sono i diritti umani della Dichiarazione dei diritti umani, sono 12, 24 o 30 o 36. La domanda, la risposta sarà 25% per ognuna di queste quattro risposte, perché rispondono a caso. Nessuno sa quanti sono i diritti umani, quali sono e che cosa ci siamo impegnati 60 anni fa, visto che i diritti umani sono stati stabiliti 60 anni fa. Gap nelle capacità, cioè non si sta facendo abbastanza attenzione a tutta quella complessità che è necessaria per affermare i diritti umani. Gap nell'impegno. In molti paesi democratici ancora la Commissione Affari Esteri, il bilancio delle relazioni internazionali, l'attenzione ai diritti umani è un extra, è l'ultima priorità del governo del paese, nei programmi del paese. Non so se avete letto i programmi di governo dei due grandi partiti che sono presentati in Italia alle ultime elezioni e mi sapete dire quante righe, o meglio quante virgole, perché erano poi zero, si dedicavano a questo nel programma dei due partiti in Italia. Gap nella sicurezza, anche questo è importante, si è prestata poca attenzione alla complessità di queste cose e si pensa che poi i diritti si possano affermare semplicemente con un po' più di forza pubblica e con un po' più di applicazione della legge. In realtà la realtà è estremamente più complessa, quindi anche lì c'è un gap. Il terzo tema, i diritti della sicurezza. C'è davvero una minaccia oggi alla sicurezza? Siamo più sicuri di quanto ne eravamo in passato? Tutto dipende da come misuriamo. Se misuriamo rispetto a livelli di assassinio che c'erano all'inizio degli anni 60, certamente l'Italia oggi è più sicura. Addirittura in certi comuni di alto rischio, in certi comuni della Campania o della Puglia, ci sono delle statistiche sufficienti per dimostrare che sono stati fatti enormi passi avanti. Però la gente ha più paura di prima, quindi le paure sono in realtà spesso dovute a delle percezioni dei mezzi di comunicazione di massa. Però è anche vero che la criminalità organizzata a livello internazionale è diventata molto più minacciosa, molto più creativa e riesce a entrare anche nelle strutture di sicurezza dello Stato, di sicurezza dell'economia. Abbiamo visto alcuni reati gravi dei colletti bianchi nei stock market, nelle borse di tutto il mondo, dove il crimine ormai, con il riciclaggio di denaro, il denaro della droga e tutti gli altri crimini che esistono a livello internazionale, è diventato estremamente intersettoriale. Decenni fa non era così. La mafia lavorava con Cosa Nostra negli Stati Uniti e lì finiva la transnazionalità della mafia italiana.
la Yakuza giapponese lavorava nei paesi del Pacifico, le triadi cinesi stavano intorno ai paesi intorno alla Cina, le mafie russe stavano nei paesi dell'Unione Sovietica. Quindi era una transnazionalità limitata e poi alla fine erano 4-5 grandi sistemi di criminalità. Oggi questa estrema organizzazione è calata, la frammentazione è enorme, in ogni paese ci sono centinaia di cartellini di criminalità che conoscono l'anello precedente e quello seguente del loro atto criminale, ma non conoscono tutta la dinamica che c'è intorno. E la globalizzazione ha portato un boom di business della criminalità, la cifra che c'è a destra è il business di ognuna di queste forme di criminalità, che cominciava dalla marijuana, che qualcuno dice è una droga leggera, in realtà la concentrazione di cannabidiol oggi è 7 volte quello che erano la marijuana che si trovava nell'università ai miei tempi, quindi si provano molto più dipendenza che allora, ma insomma la diversificazione entra un po' ovunque e c'è una continua interazione. Quando noi sequestriamo un battello veloce al centro dei Caraibi, troviamo che questo è un battello che batte bandiera del Panama, c'ha addosso un equipaggio che è di Trinidad e Tobago, è partito da St. Vincent de Grenadine, sta trasportando droga che viene dalla Colombia, la consegnerà alla Repubblica Dominicana per mantenerla in un stock, in un magazzino di Haiti, per poi trasportarla in Giamaica e con il denaro che si vende questa droga in Florida andrà a comprare delle armi che andranno a facilitare i gruppi di terrorismo armato in Colombia. Quindi c'è un'enorme interazione tra tutte queste realtà e è diventato molto più difficile combattere. L'elenco totale sono 48 forme di criminalità organizzato che vanno dalle cose più complesse come deve essere il mio telefono, da qualche parte, ho dimenticato di spegnerlo. Scusate, non so neanche come si spegne, mettilo un po' di là che non dia fastidio, di là al bar. Sì, perché mi danno sempre gli ultimi gadget e io non so mai come funziona. Ci sono anche la contraffazione dei gadget, come vedete. Questo lo dico perché qualcuno pensa che ci siano tanti crimini senza vittime. Io l'ho sentito in una recente summit in Cina, più grande produttore di giocattoli contraffatti copiati da giocattoli americani, diceva va dai, sono in fondo alla fine, il mio mercato non comprerà mai i tuoi giocattoli sofisticati. C'era anche il signor Ferragamo in questo summit e diceva il nostro mercato non comprerà mai la borsa Ferragamo, quindi anche se noi facciamo un prodotto taroccato sarà pure un crimine, ma non ci sono vittime. Le vittime ci sono perché sono posti di lavoro che si perdono, sono bambini che vengono sfruttati nei sweatshop dove si fanno questi prodotti taroccati e il ricavato di questa enorme contraffazione che c'è nel mondo, oggi la contraffazione genera 5 volte più reddito illecito di quanto ne genera il narcotraffico, alla fine entra tutta una dinamica di criminalità organizzata che veramente minaccia le nostre sicurezze. C'è un'insufficiente cooperazione tra gli stati, vi dicevo, jurisdiction hopping, saltare da un sistema all'altro, quindi se io arresto quella barca, alla fine quale magistrato dovrà giudicare in base alla legislazione di quale paese, per quale crimine e nel caso che lo condanno in quale galera sbatto sta gente? Cioè, la criminalità è diventata così multinazionale, multisettoriale, che è diventata anche molto impune o comunque riesce a sostituire rapidamente le sue forme criminali. Debole coordinamento tra le agenzie. A livello internazionale non c'è un sistema di applicazione della legge globale e inadeguato impegno da parte di molti paesi che non prestano attenzione a queste tematiche e non gli sembrano importanti. A fianco alla criminalità, una delle ragioni della paura, quindi dell'insicurezza diffusa, è anche il terrorismo. Il terrorismo, dopo l'evento che ci ha colpiti tutti delle Torri Gemelle a New York, si è espresso in tante altre forme, gli attacchi al terrorismo sono continuati, anche se in realtà le vittime sono irrilevanti, sono numeri microscopici rispetto all'importanza che si è data a questo fenomeno. Per chi vuole conoscere più, si lega al libro della Loretta Napoleoni, che analizza proprio come si è fatto una religione dell'antiterrorismo mondiale quando in realtà le minacce erano molto più piccole. Però è vero che il terrorismo esiste e che ha un unico obiettivo, creare terrore, e in quello ci è riuscito.
è riuscito a creare paura in tutto il mondo. Basta entrare oggi in un aeroporto, già uno c'ha subito un senso di paura. Ed è il terrorismo una grande minaccia, perché non rispetta nessuno dei diritti umani, non rispetta nessun Stato di diritto in nessuna sua forma, neanche le forme più democratiche, non ha un diritto di guerra che protegge i civili, quindi il terrorismo uccide soprattutto civili e soprattutto innocenti, vuole fare impatto, quindi ovviamente vuole attaccare una scuola, vuole attaccare un autobus, una metropolitana, in modo che tutti si sentano minacciati, non accetta nessuna forma di tolleranza tra popoli e nazioni e non accetta la risoluzione pacifica dei conflitti, quindi continua a generare nuovi conflitti. Il terrorismo sorge sempre in contesti di disperazione, umiliazione, povertà, oppressione politica, estremismo, abuso dei diritti umani. Quelle sono le fonti del terrorismo. Quindi se si vuole fermare il terrorismo soltanto con la repressione, ci si dimentica che si aumenterà la disperazione, l'umiliazione, la povertà e quindi aumenteranno le forme di terrorismo. Ogni volta che si bombarda un villaggio di terroristi si genera normalmente una dozzina di volte più terroristi di quelli che c'erano in quel villaggio, perché sono giovani che hanno perso papà o la mamma e che vogliono vendicarsi e sono disposti a entrare in una rete di estremismi. E questo è dimostrato dall'intelligence scientifica che abbiamo su questo materiale. Oltre a questo, il terrorismo oggi riesce anche ad avere delle reti internazionali con capacità molto sofisticate. Quale bilancio di questi 60 anni di sforzo? Centinaia di persone ancora subiscono torture e questo è inaccettabile 60 anni dopo che avevamo deciso di smetterla. Migliaia di persone vedono negato il diritto di asilo, anche nei paesi del G8, anche nel nostro paese viene negato il diritto di asilo. E c'è della gente che pensa che sia ok, che si possa fare, che si possa negare per esempio a una persona che si trova in mare il diritto di soccorso, cioè di tirarlo su un barcone o su una nave perché è un futuro immigrato clandestino, quindi già lo si condanna prima ancora che smetta di affogare. In realtà queste cose sono state ben sancite a livello internazionale. Chiunque è mai andato su un battello da un canotto a una barca, non so poi quelli che hanno lo yacht o altre cose, sanno che esiste la Convenzione di Montego Bay. La Convenzione di Montego Bay sancisce che qualunque essere umano in acqua ha diritto al soccorso. Qualunque comandante di un natante che non soccorre una persona in acqua perde il diritto a essere in mare, perché è un'essenza stessa dell'essere in mare. Dato che l'essere in mare non va a punti come la patente, se un comandante della finanza, della polizia, dei carabinieri o della marina non tirasse a bordo le persone che sono nell'acqua, perdono il diritto di stare in mare, per questo dice la Convenzione di Montego Bay. E poi quando li portiamo nei centri di prima accoglienza spesso neghiamo il diritto di asilo. Sono perseguitati per il loro credo e la loro ideologia politica, non hanno diritto a un giusto processo, molte di queste persone che non vedono i propri diritti affermati, la libertà di movimento è ancora limitata, la globalizzazione ha portato la libertà di movimento dei soldi che circolano in ogni parte del mondo senza limiti. Il vero passaporto globale oggi è la carta di credito. I generi, i beni circolano in tutto il mondo ormai con barriere doganali minime, insomma c'è un mercato globale aperto. I servizi circolano in ogni parte del mondo attraverso l'internet, potete ottenere qualunque servizio. L'unica cosa che ancora non può circolare sono le persone. E questa libertà di movimento limitata da nuovi muri, da nuovi tentativi di difendere il nostro cortile di casa, non è possibile in una realtà di globalizzazione dove i flussi migratori prima di tutto sono necessari e comunque andrebbero regolamentati invece che semplicemente repressi. Ci sono anche degli aspetti molto positivi, i diritti fondamentali sono entrati a far parte della politica quotidiana, è cresciuta la consapevolezza in molte parti del mondo e c'è una crescita della cultura dei diritti, quindi di cammino se n'è fatto, ma forse non se n'è fatto abbastanza. La dichiarazione è nata come dichiarazione universale dei diritti, ma la sua applicazione è stata tutt'altro che universale. E oggi, mentre si dovrebbe analizzare questi diritti globali su cui c'è consenso, nasce una volontà e un grande dibattito che riempie i giornali e i talk show alla televisione per chi li guarda sui nuovi diritti.
E questo ovviamente distrae l'attenzione dai vecchi diritti, diciamo così, quelli sanciti 60 anni fa, perché è molto più fashionable e molto più di moda discutere i nuovi diritti, i diritti di sicurezza fisica, no? Quali sono le forme per cui posso garantire le mie proprietà, le persone della mia famiglia e tutto ciò che, a quale io tengo molto, i miei beni culturali, il continuo confronto tra il diritto all'informazione e la privacy, dove finisce il diritto all'informazione, dove comincia la protezione della privacy in un sistema mondiale che è basato sulle basi di dati, e quindi ogni volta che noi strisciamo una carta elettronica abbiamo già rinunciato alla privacy, già si sa che cosa stiamo facendo e nel futuro molto più di questo entrerà. Oggi tutte queste basi di dati esistono, molte per fortuna non vengono usate, ma un buon hacker, e nel mio ufficio ne ho parecchie che si occupano di sicurezza dei sistemi internet, se voglio date la vostra carta d'identità, riescono a sapere cosa avete comprato oggi al supermercato, perché attraverso l'accesso alla banca dati al supermercato, una carta di credito che avete utilizzato, si può sapere che cosa avete comprato e si può sapere quanto avete speso per l'educazione dei figli, e quali libri avete comprato e quali programmi vedete in televisione, se avete collegati ad un cavo, e avanti così. Quindi la privacy è un diritto in continuo conflitto col diritto all'informazione. I diritti di riproduzione, sui quali si discute molto, hanno diritto di riproduzione solo un uomo e una donna che stanno insieme, o anche due uomini o due donne che stanno insieme? Il diritto di famiglia, il nuovo diritto di famiglia, fino a che punto esiste il diritto di educazione dei figli? Fino a che punto lo Stato può regolamentare questo? Se una minoranza decide di educare i figli a diventare dei terroristi suicidi e quindi educa i bambini a riempirsi il corpo di bombe e farsi esplodere in una scuola di un'altra etnia o di un'altra religione, hanno i genitori diritto di educare i figli in quel modo? E fino a che punto lo Stato può intervenire? Gli altri vari diritti della convivenza, il diritto di morte, ovviamente tutti parlano del diritto alla vita che è a tutti ben noto, ma oggi si comincia a parlare se esiste il diritto di morte, cioè se una persona che ha un corpo ormai privato di ogni forma di vita umana ha diritto a morire oppure no. I diritti dell'occupazione, fino a che punto esiste il diritto all'occupazione, che pure è sancito nei vecchi diritti, ma fino a che punto lo Stato deve intervenire per occupare tutti, e se abbiamo un livello di disoccupazione molto elevato, allo Stato ha il diritto, ha il dovere di intervenire per dare occupazione a tutti, o è un diritto che non è così diretto? La sicurezza economica, il sesso commerciale, se concediamo a una donna il diritto di usare del proprio corpo come meglio le desidera, ha diritto di venderlo e lo Stato la deve proteggere quando lo fa, e lo Stato le deve dare tutte le garanzie quando lo fa, oppure no, oppure questo è un fatto criminale. E infine tutti i diritti dell'ambiente, che sono ovviamente, ce ne sono decine di diritti nuovi nel campo dell'ambiente, e il diritto quindi a vivere in un ambiente salubre, in un ambiente che non sia cancerogeno, in un ambiente dove non ci siano minacce dirette al proprio futuro. Io credo che la definizione dei nuovi diritti deve avvenire sulla base di un dialogo sofferto e consapevole sulla necessità di tutelare il bene e la dignità di ogni persona umana. E questo va fatto con molta attenzione alla complessità. Oggi, di fronte all'enorme complessità di tutte queste materie, c'è un'enorme tendenza crescente in molti dei paesi ricchi di rifiuto della complessità. Io sono andato quest'estate in molti campi giovanili, campi scout, ho partecipato anche in alcune feste politiche dove si fanno così molta consultazione, eccetera, e ho visto molta reazione che, essendo tornato in Italia dopo 28 anni all'estero, mi ha spaventato che in qualche modo il paese, secondo me, è andato indietro da questo punto di vista. Si rifiuta la complessità. Io nel 70-78 ho scritto il primo libro sul terzo mondo, che forse è diventato famoso quando per la prima volta si è detto che siamo globali dal momento della collezione, perché il caffè non viene da noi, viene da un altro paese, lo zucchero viene da un altro paese, le scarpe di ginnastica vengono dalla gomma in un altro paese, le calze, la maglietta, le mutande, le siamo messe, vengono dal cotone in un altro paese, e poi entriamo in macchina che cammina grazie al petrolio in un altro paese. Quindi la globalizzazione c'era già nel 78, e ci voleva questa responsabilità mondiale, globale, interculturale.
Oggi c'è molto rifiuto della complessità e si cerca di semplificare, di avere delle soluzioni immediate. Credo che ci sarà ben poco spazio per i nuovi diritti, i diritti dei nostri figli, i diritti della nuova generazione, fino a che i 30 diritti già sanciti non diverranno davvero diritti universali. È necessario, credo, rivendicare e continuare a lottare per l'universalità di tutti questi diritti che a distanza di 60 anni sono ancora promesse mancate. Chi lo deve fare? Adesso di questo magari discuteremo insieme, perché mi aspetto anche un po' di critiche da parte vostra verso il sistema internazionale cui appartengo, alle Nazioni Unite, di chi è la responsabilità. Io vi dico che mi sono profondamente convinto, dopo 30 anni, dalla parte dei poveri, vivendo ogni giorno a fianco a loro, che la responsabilità è dell'essere umano, della razza umana. Ci sono le mediazioni dei governi, ci sono le mediazioni delle imprese, ci sono le mediazioni della società civile, dell'organizzazione della società civile, ma fino a che una maggioranza dell'umanità non sentirà forte nel proprio cervello, forte nel proprio cuore, questa grande emozione, questo grande senso dell'urgenza di partecipare a una lotta per una rivoluzione dei cuori, una rivoluzione culturale che permetta all'umanità di prendere decisioni insieme, che rispettino tutti e che permettano a tutti di avere gli stessi diritti, non faremo mai grandi passi avanti. Le grandi mobilitazioni del passato, quella di mio papà che decideva di abbandonare la mamma vedova perché doveva lottare contro il fascismo, quindi rischiava tutto perché c'era una grande causa. Quelli che si sono mobilitati per la lotta all'apartheid hanno avuto un senso dell'urgenza, hanno avuto un senso di emozione al di là della conoscenza delle realtà. Io credo questo senso dell'urgenza, questa grande mobilitazione dell'umanità per affermare i diritti ancora non c'è. C'è molta gente che protesta, però non si spreca personalmente, non gioca personalmente se stesso. E si rifugia invece in un privato che a volte provoca una depressione, un'incapacità di amare. Io ho conosciuto decine di migliaia di persone che hanno giocato la propria vita su queste cose. E vi dico, non ho mai trovato uno depresso, non ho mai trovato uno che si droga, non ho mai trovato uno incapace di amare o incapace di sorridere in una situazione di grande difficoltà e quindi di mantenere un alto livello di speranza. Io credo probabilmente il DNA umano è stato fabbricato, così come è venuto da questa evoluzione che abbiamo avuto, per essere insieme, per essere sociale. Il DNA umano non esiste nell'isolamento. Oggi la socializzazione è una socializzazione planetaria, una socializzazione globale, e quindi questo organismo umano soffre ogni volta che non sa essere insieme a tutto il resto. E fino a che una percentuale molto più elevata della nostra comunità non si giocherà tutto su queste cose, non riusciremo a modificarle. Se abbiamo delle università italiane meno dell'1% dei giovani che hanno voglia di giocarsi qualche anno della propria vita, magari tutta la propria vita, per creare un mondo diverso per i propri figli, non si farà un mondo diverso con meno dell'1%. Abbiamo bisogno di percentuali molto più elevate di gente che sui diritti giochi tutto il futuro. E questo dà anche un'enorme soddisfazione. Io ho 4 figli, ormai tutti grandi, e credo che quando li salterò lasciando questa vita, e non è molto lontano, perché siamo vicini alla pensione, potrò dire di aver contribuito in minima parte, un miliardesimo o un milionesimo, ma davvero, a restituire a loro un mondo più sicuro, con maggiori diritti, con maggiore sviluppo e con maggiore pace di quello che avevo incontrato. Grazie. Ecco, adesso diamo spazio alle domande. Subito continuando il discorso che la conclusione. Quindi noi nel nostro piccolo come potremmo contribuire a tutto questo? Quindi una domanda lampo. Credo che ormai tutti avranno avuto occasione da qualche rapporto, qualche servizio televisivo, qualche servizio di giornali impegnati, avere almeno un'infarinatura della complessità della globalità, della globalizzazione. In realtà
il come significa cambiare praticamente tutto dalla nostra vita. Non c'è più un dettaglio della nostra vita che possiamo tenere come sta. Se continuiamo a mangiare carne quanto ne mangiamo adesso nel mondo ricco, non ci sarà modo di produrre abbastanza cereali per nutrire quelle vacche che saranno necessarie fabbricare per dare a noi la carne. Se non riduciamo i nostri consumi di carne, non ci sarà abbastanza da mangiare per tutti, perché la necessità per la nostra vita dei 6 miliardi e mezzo che siamo adesso e dei 10 miliardi che saremo presto, al mondo c'è abbastanza cereali per farci vivere, ma non c'è abbastanza cereali per far vivere 7 volte di più, in quanto la quantità di proteine che vengono al nostro corpo per via carne è 7 volte di più di quello che possono arrivare per via non carne. Quindi ridurre i consumi di carne, per dirne una. Ridurre i nostri consumi, ridurre il nostro modo di vivere, orientare la nostra economia in un modo che sia equa e giusta. Venerdì scorso andavo a Torino passeggiando, ho visto una mamma che ha notato la sua bambina che buttava la carta per terra e giustamente cominciava a educarla, l'educazione civica, rispetto degli altri, i diritti degli altri, rispetto dell'ambiente, tenere la città pulita. E l'ha sgridata perché ha buttato la carta per terra. Ero contento di questa attenzione, però la mamma stava entrando in una banca che è la banca europea che più finanzia il sistema delle armi, comprese quelle vietate, comprese quelle dell'uranio impoverito. Evidentemente la mamma e papà hanno il risparmio, o perlomeno hanno un conto corrente, in quella banca. E allora, stava facendo più danno al proprio futuro la bambina con la carta della caramella per terra o la mamma lasciando i risparmi? Quindi che cosa bisogna cambiare? Bisogna educare meglio la bambina o bisogna educare meglio la mamma e papà? I nostri consumi energetici sono spropositati, il modo come sprechiamo l'energia, come sprechiamo l'acqua. La nostra educazione è estremamente settorializzata, va cambiata totalmente per introdurre tutte queste tematiche come ABC, come era l'ABC di mio padre che studiava democrazia in un sistema che non c'era ed era diventato prassi per cui decise di giocarsi la vita da queste cose. Noi dovremmo avere questo ABC dei 30 diritti allo stesso modo, sentirli con la stessa forza con cui la generazione precedente sentiva l'antifascismo. Quindi alfabetizzarci su tutte queste cose e diventare degli esperti per riuscire ad applicarle. Abbiamo tutti i sistemi di educazione che sono basati sul nostro passato, la nostra storia, ma non insegniamo queste cose nelle nostre università, non ne insegniamo le applicazioni. Quindi da noi si fa una medicina che si riferisce alle nostre malattie, senza pensare da cosa originano le nostre malattie, da tutta la prevenzione, da tutto il sistema globale che provoca un ambiente come quello che ci troviamo adesso. Le nostre università sono estremamente settorializzate. Uno si può laureare in medicina senza aver mai fatto una lezione di diritto e uno si può laureare in legge senza aver mai fatto una lezione di salute pubblica. Uno si può laureare in ingegneria senza aver mai fatto una lezione di comunicazione. E quindi tutte quelle dimensioni che sono necessarie a capire la complessità a molte persone mancano. Io lo vedo facendo le interviste ai giovani che vengono a fare dei corsi degli internati da noi e vedo che manca proprio l'alfabetizzazione della complessità. Vivendo nei paesi poveri ho visto tanti italiani che vengono, magari turisti, oggi è possibile perché oggi costano poco questi viaggi, ai tempi è un po' più complicato andare in Africa, oggi ci sono queste strutture, però gli italiani vengono e non vengono con la voglia di conoscere la diversità della cultura buddista. Se trovano un italiano in aeroporto chiedono, mi sai dire dove c'è un ristorante italiano dove si possono mangiare gli spaghetti, perché non hanno l'attenzione all'ipotesi che la cultura Thai con 600 erbe mischiate in forme diverse sia una cultura decisamente millenaria superiore alla cucina italiana, perché non c'è l'attitudine. E avanti così in ogni minima cosa, tutti e quattro i miei figli sono occupati in varie imprese e ogni giorno via email mi raccontano di come in Occidente non ci sia ancora la conoscenza della complessità della globalizzazione. Quindi da dove cominciare? Da dove si vuole. Non è assolutamente importante il punto da dove si comincia, purché si abbia una visione su tutto il resto. Quindi cominciare a dare per esempio l'1% del proprio reddito, dare il 3% del proprio tempo, dare il 5% della propria cultura,
nel senso di acquisire il 5% di un'altra cultura. Tutti i cattolici che io ho conosciuto, perché ne ho conosciuto tanti nel mondo missionari, che hanno compreso che cos'è l'Islam, che hanno vissuto cos'è il buddismo, sono cattolici migliori di quei cattolici che invece non vogliono saperne niente dell'Islam, non vogliono saperne niente del buddismo. In questa globalità siamo costretti a vivere, che sia stato giusto o non giusto, comunque ormai c'è, e indietro non si torna, e quindi bisogna avere il coraggio di fare quei grossi salti di qualità, quei grossi cambiamenti che oggi sono necessari. In passato i cambiamenti si facevano da una generazione all'altra, quindi un po' di conflitto tra le generazioni, si risolveva quello, la nuova generazione cambiava. Oggi questi cambi a livello mondiale succedono ogni 6 mesi. Ogni 3 mesi ti arriva un nuovo telefonino, non sai come funziona, e tra 3 mesi ci sarà un'altra cosa, che magari una televisione oppure un computer, oppure ci sarà un chip nell'orecchio, no? Quindi la trasformazione è così veloce a livello globale che noi dobbiamo riuscire a governare questa trasformazione, a governare questo cambiamento, oppure sarà il cambiamento che governerà noi. Non è escluso che succeda anche l'altra cosa. Se vogliamo governare noi il cambiamento, dobbiamo capirlo, governarlo, chiedere a chi ci governa di prestare attenzione a queste cose. Non è possibile che in un'elezione di un grande paese del G8 ci siano 2 righe sulla realtà internazionale in tutti e 2 i programmi parlando del mantenimento delle truppe in Afghanistan, che è una cosa probabilmente corretta, ma la globalità è molto più complessa delle truppe in Afghanistan, e quindi ci vorrebbe un dibattito molto più serio in tutte queste cose. E poi, così, io ho questo pregiudizio, quindi chiedo perdono anche per quello. Io credo che alla fine queste cose, come tutte le cose complesse, si capiscono soltanto vivendole. Se mio padre mi avesse insegnato a conoscere i funghi, lui ne conosceva 1500 tipi, con i libri non avrei mai imparato niente io. Mi portava tutti i fine settimana nei boschi a insegnarmi i funghi. Mio nipote si è fatto una cultura di subacquea andando tutti i fine settimana sott'acqua a vedere cosa c'è sott'acqua. E alla fine la globalità va anche capita così, facendo delle full immersion, cioè immergendosi in questa realtà in tutte le forme possibili, leggendo di più, studiando di più, vivendo di più e passando più tempo in questa realtà. Abbiamo l'effetto che tutti conoscono dell'immigrazione, e quindi queste culture vengono da noi oggi. È bello conoscere. A Torino tra una settimana verranno 5.000 campesinos della rete di Terra Madre, che vengono da 50.000 comunità in 140 paesi. E il sindaco Chiamparino ha invitato le famiglie torinesi a prendersi 5.000 campesinos in casa propria. Quindi 2 boliviani dell'area di Oruro, della zona andina, finiranno in una casa di torinesi che non hanno mai saputo cos'è la Bolivia, che sono i campesini, e si crea una rete. È così che abbiamo superato i muri della nostra immigrazione all'interno del paese, mischiando il nord con il sud. Oggi sono molte coppie miste, e il futuro è anche quello. Io credo che questo sia possibile perché ho una famiglia così. I miei 4 figli sono conviventi o sposati con altre culture, con altre religioni, e quando c'era ancora papà non c'era una lingua in comune. Bisognava tradurre, perché uno è buddista, l'altro è musulmano. L'altro... È l'inizio di una globalità, una globalizzazione che non possiamo evitare, che succederà, e quindi dobbiamo decidere da soli. Io non credo che esista un manuale. Adesso vai a leggere a pagina 10, cambia questo, pagina 20 cambia quell'altro, o un ricettario. Bisogna sperimentarlo, bisogna immergersi in queste cose con entusiasmo, con capacità di rischio, con volontà di cambiamento, sapendo che in fondo non abbiamo nulla da perdere. Chi non lo fa, chi si chiude nei 4 muri di casa, praticamente sta suicidando se stesso e sta suicidando la propria cultura, la propria comunità. Mi sono stancati. Perché non mi capita mai di parlare in italiano, quindi quando capita ne approfitto. Bene, ci fermiamo qua. Grazie a tutti dell'attenzione, buona fortuna e buon lavoro.